Benvenuto al sindaco. Aspetta, prego, prego. Lei per iniziare. Enrico, accomodati. Accomodati. L'ultima volta ti ho portato bene perché sei diventato sindaco la sera stessa. Ti ricordi? Lui ce la conterrà. Ricordi? No, io non ce l'ho con nessuno. Però ti ricordi o no? Ti ricordi o no? Sì. Allora, buonasera, benvenuti. Diamo subito la parola al sindaco per il saluto istituzionale. È un piacere poterlo avere qui a dare il saluto della città di Catania ai relatori e ai partecipanti a questo importante convegno in onore di Ezechia Paolo Reale. Grazie Andrea, grazie a tutti. Buonasera, è acceso? Sì. Mi sentite? Abbiamo tanto detto in precedenza su Ezechia Paolo. E abbiamo sottolineato l'importanza della conoscenza che aveva per il nostro comune amico. Ed è, credo, qualcosa di singolare il fatto che proprio adesso ho ricevuto una telefonata con cui mi si chiede di informare altro soggetto in condizioni di vertice sul fatto che quello che c'è scritto sui social non è vero a proposito dell'organizzazione della festività catine, perché in questo momento di liquidità delle informazioni, sì, grazie, di variegazione delle piattaforme su cui poter ottenere, grazie, su cui ottenere notizie su quel che succede, la verità è che probabilmente non sappiamo niente. Uno dei paradossi del nostro sistema è che se io dico che Tizio è un professionista valido, alla fine la notizia rimane destinata semplicemente al mio interlocutore, a chi comunico la notizia. Se io invece di Tizio dico le peggiori nefandezze, ovviamente anche se fossero false, nel giro di pochi attimi lo sa tutta quanta la città, lo sa tutto l'intero paese. Ecco che allora l'esigenza di concentrarsi, di creare un sistema a protezione della verità, a protezione della conoscenza, così come diceva Paolo, costituisce una sorta di corazza protettiva per quella parte della società che vorrebbe vivere solo di notizie vere, di notizie veritiche e non certamente di menzogne. E allora parlare di Ezechia Paolo Reale significa anche ricordare l'uomo, ricordare il professionista, ricordare colui il quale, devo dire sempre con basso profilo, con un carattere talvolta anche introverso, senza alcuna difficoltà dobbiamo dire, provava comunque a trasmettere un messaggio di verità, quella verità la cui mancanza costituisce il vero peso per una società che non crede in se stessa e che rischia soprattutto di creare degli elementi di diffidenza rispetto ai cittadini. È il momento allora di interrogarci se la libera manifestazione del pensiero che costituisce un valore non debba cominciare a conoscere anche degli argini per evitare che l'eccessiva divulgazione del tutto possa creare degli elementi di fibrillazione rispetto a una crescita sana della comunità. Ecco per la ragione per cui io ringrazio chi ha desiderato organizzare questo momento di confronto, questo evento, proprio al ricordo di un uomo, di un professionista, di un avvocato con la maiuscola, che si è battuto per un alto valore in cui tutti ci riconosciamo e che ci mancherà per quella forte dose di trasporto che rispetto al problema egli ogni volta manifestava. Grazie sindaco per questo saluto che è stato anche un contributo alla ricostruzione della figura, dell'importanza della figura di Paolo Reale. Adesso cedo la parola per il saluto al professore Felice Giuffrè, componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Buonasera, quando gli amici dell'associazione Amici dell'Università di Catania mi hanno chiesto di essere presente questa sera e di portare il saluto in questa manifestazione, cerimonia in cui ricordiamo insieme Ezechia Paolo Reale. Ho accettato subito e molto volentieri, perché io ho avuto modo di conoscere per motivi professionali Ezechia Paolo Reale
e ho avuto modo di comprendere quanto il suo impegno, non soltanto come professionista ma anche come cittadino, sia importante come paradigma di una modalità di esercitare la professione che deve essere d'esempio per i più giovani. Zecchia Paolo Reale si è occupato, lo sappiamo tutti, del diritto alla conoscenza. E il suo impegno per l'affermazione del diritto alla conoscenza si colloca nel solco di alcune coordinate che sono ben scolpite nel testo della nostra Costituzione repubblicana. La Costituzione repubblicana delinea una forma di Stato che i costituzionalisti chiamano Stato di cultura, uno Stato che per declinare la sovranità popolare sicura di garantire alcuni presupposti. Non ci può essere sovranità popolare, esercizio pieno della sovranità popolare e quindi dei diritti democratici, se i cittadini non sono portati a conoscere, a saper e poter valutare quello che gli sta intorno. Le declinazioni dello Stato di cultura nella nostra Carta fondamentale sono molteplici, l'articolo 9, l'articolo 33, l'articolo 34, e poi si sviluppano fino ai principi di buona amministrazione, al diritto di accesso, alla trasparenza. Senza questi elementi, senza questi diritti, la sovranità popolare diviene un mero simulacro. E quindi l'impegno di Zecchia Paolo Reale, fra i tanti impegni della sua vita, professionali, culturali, politici, è un esempio per tutti noi, un esempio da coltivare, da portare avanti. È l'esempio di un professionista che, questo lo dico sempre, non si cura soltanto del proprio orticello, ma che vive la professione come impegno civile di chi sente di essere classe dirigente e spinge anche gli altri, più giovani, gli altri cittadini, ad essere classe dirigente. Abbiamo bisogno di questi esempi e quindi è importante ricordarli e sottolineare l'impegno di chi ha seguito questo percorso di vita, e quindi, ripeto, sono molto felice di essere qui stasera e mi complimento con gli organizzatori per questo evento. Grazie. Grazie professore Giuffrè. La parola adesso al presidente della Corte d'Appello di Catania, il dottore Filippo Pennisi. Buon pomeriggio a tutti e grazie agli organizzatori per il gradito invito. Intervengo per rendere omaggio a nome di tutti i magistrati della Corte d'Appello di Catania e mio personale all'ottimo professionista, all'elevato uomo di cultura, alla persona impegnata nel campo sociale e nell'attività politica, alla grande personalità che è stato l'avvocato Zecchia Paolo Reale, prematuramente scomparso un mese fa. Esprimo il mio cordoglio ai familiari, alla moglie dottoressa Pappalardo, mia ottima collega in Corte d'Appello, ai figlioli, ai familiari, al papà avvocato Santo, cui mi lega reciproca stima e, se mi consente, simpatia fin dai tempi in cui ci siamo conosciuti durante il mio periodo di servizio a Siracusa. Fu in quel periodo che ebbi modo di conoscere l'avvocato Paolo Reale. Non ci frequentavamo nelle aule di giustizia perché io ero presidente di una sezione civile, lui era affermato professionista penalista del foro Aretuseo. Però ci conoscemmo a margine dei tanti impegni cui lui si sobbarcava presso l'Istituto di Scienze Internazionali, al tempo aveva un'altra denominazione, e io partecipai a parecchi di questi eventi e da ultimo ebbi l'onore di
prendervi parte anche nella mia qualità di Presidente della Corte d'Appello di Catania. L'ultimo lo ricordo nel settembre del 2022, quando venne celebrato il 50° della fondazione dell'Istituto stesso, lo ricordo bene. Voglio ricordare anche il suo impegno culturale nell'organizzazione delle attività parallele alle rappresentazioni classiche che si svolgevano presso il Teatro di Siracusa, che si svolgono presso il Teatro di Siracusa, e il suo ultimo coraggioso intervento nel maggio scorso, già segnato dalla malattia, quando si trattava di celebrare il processo simulato che l'anno scorso ebbe ad argomento proprio la tutela dei diritti umani. Fu uno dei suoi ultimi interventi, credo. Questi i miei ricordi dell'avvocato Reale. Strana cosa è la sorte dell'uomo. Ci concede bellissimi doni, ma ci fa assaporare anche frutti amari. Un'esistenza così intensa, così fervida, prematuramente conclusa, è appunto un frutto amarissimo dell'esistenza umana. Rimangono le emozioni, i ricordi, le opere che devono confortare i superstiti. Restano però anche gli stimoli che questo pomeriggio, nel nome dell'avvocato Paolo Reale, ci spingono ad un'ulteriore riflessione sul tema della conoscenza e sull'accesso alle conoscenze. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Presidente Bennisi, la parola adesso al Presidente del Tribunale di Catania, il Dottore Francesco Mannino. Premetto che parlo da siracusano. E da siracusano il mio percorso si è incrociato più volte con quello di Paolo. Ma parlo di tanti anni fa. Dalle volte in cui, credo che fosse universitario, io ero a cena con la mia famiglia e incrociavo Titti e Paolo in una pizzeria-ristorante del Plemmirio. E non si poteva non notare la signorilità, la classe di questi due ragazzi, perché erano ragazzi, che già però spiccavano per quello che era un altro modo di porgersi e di atteggiarsi. Poi da GIP, qualche contatto fugace, non tantissimi, con Paolo professionista, avvocato, in quei pochi casi in cui io mi sono trovato ad affrontare processi cui imputati erano da lui assistiti. Io da consigliere del CSM, su proposta di Paolo, ho avuto il piacere da siracusano, sì, lo dico con onore, con orgoglio, di firmare il primo e forse l'unico protocollo fra il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Istituto, per me sempre l'ISIS, scusatemi. Io credo, parlo ancora di Cecoslovacchia, parlo ancora di Jugoslavia, per me era l'ISIS. Il primo protocollo, ripeto, fra il CSM e l'ISIS per la formazione dei magistrati a Siracusa, con attività organizzate presso l'Istituto. E da quel protocollo, stipulato credo fosse il 2009 o 2010, ero presidente della nona commissione che all'epoca si occupava proprio della formazione dei magistrati, quindi certamente era 2009-2010 perché era l'ultimo anno della mia consigliatura, sono nate tantissime iniziative che ancora oggi vedono i magistrati venire a Siracusa, andare a Siracusa, per partecipare ai corsi di formazione, adesso della scuola territoriale. Da ultimo, le numerose volte che a casa di comuni amici ci siamo incontrati, con Paolo pienamente impegnato, non tanto nella vita politica quanto nell'impegno civico. E quindi i commenti, le chiacchierate, le battute su quello che era il cittadino siracusano, la vita a Siracusa, e il suo impegno, da siracusano tipico, diciamolo, perché il siracusano, i siracusani siamo un po' indolenti, questo dobbiamo dirlo di natura. Ma Paolo sprizzava
quella che era voglia di fare, voglia di cambiare, voglia di darsi da fare. Quindi signorilità, preparazione professionale, voglia di portare avanti anche sotto l'aspetto culturale istituzioni, voglia di impegnarsi la propria città, per la propria città. Sono quattro caratteristiche che forse al giorno d'oggi è difficile incontrare tutte insieme, ma Paolo ce l'aveva. Grazie. Grazie dottore Mannino. La parola adesso al professore Enrico Iachello, presidente dell'associazione Amici UniCT, che coorganizza assieme alla Fondazione Famiglia Piccola di Gela Novella l'evento. Accanto al dolore per la scomparsa prematura del socio della nostra associazione, Paolo Reale, vi è anche il rimpianto, che comunque si trasforma in un impegno, per questa perdita, per il fatto che non siamo riusciti a pieno a in qualche modo far tesoro della sua presenza nella nostra associazione. Sin dal primo incontro, quando abbiamo proprio qui, in questa sala, dato vita alla nostra prima iniziativa, la qualità del suo contributo è subito emersa. Tra l'altro l'aula magna dell'università, così gremita e così qualificatamente gremita, lo dimostra. E noi veramente, io come presidente, ma tutti i soci, eravamo onorati e contenti della sua adesione, del fatto di poter disporre di questo contributo che purtroppo poi il destino in qualche modo ci ha sottratto prematuramente. Ma su di lui contavamo. Allora dicevo, questo è un ricordo impegnativo, nel senso che il nostro socio, di cui adesso gli altri parleranno come giusto in un modo più compiuto, ci ha lasciato, è un lascito impegnativo, nel senso che noi cercheremo di essere all'altezza del contributo che lui sicuramente avrebbe potuto dare e ha dato e avrebbe potuto dare ancor più alla nostra associazione. Abbiamo voluto, e chiudo qui, che questo incontro si svolgesse all'università e io porto i saluti e il rimpianto del rettore, le scuse del rettore per il fatto di non poter essere qui perché è a Roma impegnato per impegni istituzionali irrinunciabili. Ma siamo nella sede più prestigiosa dell'Università di Catania, la sua aula magna, questa è la sede delle cerimonie più importante della nostra università. E questo è il riconoscimento che tributiamo a questo nostro socio, ma anche a questa figura che del diritto alla conoscenza aveva fatto una delle caratteristiche qualificanti e forti del suo impegno. A lui si deve se il diritto alla conoscenza è riconosciuto tra i diritti umani. E quindi quale miglior sede di questa, che è la sede privilegiata e più prestigiosa della nostra conoscenza? Io veramente mi auguro che la nostra associazione, ma le altre associazioni e gli altri istituti cui Paolo Reale aveva dato vita, di cui era protagonista, possono continuare a testimoniare la sua importanza e il suo lascito. Di questo, l'unica cosa che ci dà forza quando perdiamo queste figure così importanti è di poter dire c'è un lascito di cui faremo tesoro. Grazie. Grazie professore Iachello. Adesso proviamo a fare un collegamento tecnologico con un video che vediamo un attimo se ci riusciamo. Non dobbiamo fallire. Un attimo. Ecco.
professor Jean-François Tony, che è il presidente del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, che ci ha mandato un suo benedetto. Autorità ed amici qui presenti, rivolgo un caloroso ringraziamento alla Fondazione Amici Unicite e alla Fondazione Luigi Einaudi per aver organizzato oggi, ad un mese della sua scomparsa, questo evento in onore di Paolo Reale. Sono Jean-François Tony, presidente del Siracusa International Institute, dove Paolo Reale ricopriva il ruolo di segretario generale. Non mi dilungherò a ricordare le qualità professionali di Paolo e il ruolo centrale che ha avuto in così tante associazioni di cui faceva parte. Era un professionista apprezzato e studioso visionario di grande spessore culturale. Tutti coloro che hanno frequentato il Siracusa International Institute lo hanno conosciuto ed apprezzato per la sua dedizione alla costruzione del diritto penale internazionale e per le appassionate battaglie per la tutela dei diritti umani e lo Stato di diritto, oltre che per la signorilità e la profonda umanità. Il suo percorso con il Siracusa International Institute è iniziato nel 1997, segnando l'inizio di un illustre percorso nel diritto penale internazionale. Ricordiamo il suo impegno per la Corte Penale Internazionale e la sua partecipazione alla conferenza diplomatica di revisione del Statuto di Campana. Nel 2022 era stato nominato dall'ex ministro della giustizia italiano Marta Cartabia membro della Commissione Nazionale per l'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali. L'eredità di Paolo Reale non risiede solo nei casi epocali che ha combattuto e nelle posizioni prestigiose che ha ricoperto, ma anche nella dedizione mostrata nell'onorare il suo ruolo di ambasciatore in Italia della cultura e del lavoro del Siracusa Institute. La sua eredità è nelle innumerevoli vite che ha toccato, nei principi che ha sostenuto e nel lavoro instancabile che ha svolto per rendere il mondo un posto più giusto. Sappiamo che lascia un vuoto incolmabile nel panorama della giustizia e nei diritti umani, ai quali ha dedicato le sue energie e il suo impegno negli oltre 30 anni di lavoro in istituto. Solo brevemente, è corretto ricordare il suo impegno in favore del diritto alla conoscenza con i colleghi del Comitato Scientifico Internazionale del Global Committee for the Rule of Law, e in particolare il presidente Giulio Terzi e l'instancabile Matteo Angioli, i colleghi del Comitato Scientifico della Fondazione Einaudi, con il suo presidente Giuseppe Benedetto e in particolare l'intero staff dell'istituto che oggi rappresento. Paolo si è battuto affinché nessuna forma di censura del dibattito pubblico possa essere tollerata nel quadro del diritto alla conoscenza nell'affrontare il tema della tutela della democrazia e dei diritti fondamentali nella società globale e digitale, ponendo l'accento sulla necessità di far emergere quale diritto umano fondamentale di nuova generazione, il diritto alla conoscenza come strumento indispensabile per la salvaguardia della libertà negli scenari di un mondo sempre più privo di frontiere e dominato dalla tecnologia. Riporto adesso le sue parole.
deve essere profondamente ripensato il ruolo e la responsabilità delle piattaforme digitali e del social media, essendo inaccettabile che soggetti privati che esercitano un servizio di rilevanza pubblica possano, tra l'altro, esercitare la censura su opinioni o soggetti in base al loro personale valore di riferimento, opposizioni e convinzioni politiche o scientifiche, peggio ancora, se trasfuse in apparentemente impersonali algoritmi. In questo quadro va anche iniziata un'attenta riflessione sulla possibilità negli stati democratici di divulgare sui social network opinioni e pensieri di troll o profili falsi, fondandosi la futura società della conoscenza sulla autorevolezza delle opinioni manifestate e sulla responsabilità sociale di chi le esprime, che non può restare anonimo se vuole partecipare al dibattito pubblico. Paolo Reale lascia dietro di sé un'eredità straordinaria che costituisce già adesso una fonte perenne di ispirazione per noi che continueremo anche in suo nome la nostra missione per la giustizia e i diritti dei più deboli. Ho perso un grande amico, l'Istituto ha perso un grande amico, la giustizia ha perso un uomo di grande valore. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringraziamo Jean-François Tony e Assia Buonocore, che è dirigente del Siracusa Institute, che è qui presente in sua rappresentanza, con la possibilità, avevamo maturato, di leggere il discorso nel caso in cui non fossimo riusciti. La ringrazio comunque. E adesso la parola per il saluto alla professoressa Ida Nicotra, direttore del Master di secondo livello in diritto della pubblica amministrazione dell'Università di Catania, che ha patrocinato l'evento. Grazie, è un onore per me poter essere oggi non solo in qualità di componente dell'associazione UNICT, ma anche come direttore del Master in questo giorno di riflessione e il ricordo dell'Avvocato Reale. Diritto alla conoscenza che l'Avvocato Reale ha reso attuale, ha reso un diritto fondamentale all'attenzione di tutti. Una delle sue attività di maggior pregio è stata svolta nella commissione del Senato che si è occupato proprio del diritto alla conoscenza, e in quella occasione l'Avvocato Reale ha tenuto insieme un diritto antico come quello di conoscere, di essere informati, che trova fondamento in tutte le costituzioni liberal-democratiche e quindi anche nella Costituzione italiana, all'articolo 21, con un mondo che cambia rapidamente, una conoscenza che oggi più che nel passato passa dal mondo digitale, passa dalla conoscenza tecnologica. E l'Avvocato Reale si è impegnato proprio in un percorso di rafforzamento del diritto alla conoscenza in luoghi che non per tutti sono luoghi familiari, sono luoghi amichevoli, in cui il tema della fonte di informazione diventa un tema fondamentale. E questo l'Avvocato Reale lo ricollegava
al controllo democratico e al dibattito pubblico, quindi in una parola alla capacità, alla possibilità che all'interno del mondo digitale vi fosse un pluralismo. E metteva al centro della sua idea di diritto alla conoscenza le istituzioni pubbliche e innanzitutto le università, la scuola e in generale le agenzie formative. Non è un caso che oggi ricordiamo la sua figura proprio nell'aula magna dell'Università di Catania. E nel suo scritto, no, che è stato appunto consegnato ai lavori della Commissione del Senato della Repubblica, in cui appunto nella 18ª legislatura ha fatto parte di questa commissione, a un certo punto l'avvocato Reale scrive: le università non devono più essere solamente luoghi dove si valutano gli studenti. Le università devono tornare a essere i luoghi del sapere che consentano alla società di decrittare le informazioni complesse allo scopo di poterle utilizzare all'interno del dibattito pubblico. Questo è il cambio di mentalità essenziale che deve essere attuato e oggi la politica è indirizzata al contrario. Si ergono contributi all'università affinché approfondiscano determinate tematiche, ma non si presta attenzione alla loro partecipazione al dibattito pubblico. Ecco, se le università, e in particolare l'Università di Catania, deve seguire questo messaggio, questa indicazione dell'avvocato Reale, è proprio svolgere il compito di far conoscere, di dare un metodo critico, di portare all'attenzione i fatti e fare in modo che i discenti, gli studenti possano trovare in questo metodo il senso, la chiave per leggere una società complessa e articolata come quella in cui noi viviamo oggi e vivremo ancora più nel futuro. Quindi io ringrazio l'avvocato Reale per questo lascito, perché poi le persone vanno via, ma il pensiero resta. Grazie. Grazie, professoressa Nicotra. Adesso chiamo l'avvocato Ninni Di Stefano, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che porterà il saluto del Consiglio dell'Ordine, che ha anche riconosciuto come evento formativo questo evento sul diritto alla conoscenza. Grazie, buonasera a tutti. Desidero ringraziare gli organizzatori, la Fondazione Einaudi e la Fondazione Amici UniCT, per l'invito a partecipare a questo interessante e importante convegno, in cui il saluto del Consiglio dell'Ordine giunge in primo luogo per rendere omaggio alla memoria di un avvocato che ha lasciato un grande vuoto, non solo nel Foro di Siracusa, ma anche nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le doti di garbo, di signorilità, cultura e professionalità, tutte sempre riassunte in una misura e una sobrietà appropriate. Non è un caso ovviamente che l'avvocato Reale abbia dato un contributo così importante all'affermazione del diritto alla conoscenza, che presuppone libertà e qualità dell'informazione, trasparenza degli atti, qualità del dibattito politico e pubblico, ma soprattutto l'acquisizione degli strumenti culturali indispensabili per comprendere e quindi per scegliere e decidere consapevolmente. È stato detto efficacemente che essere colti è l'unico strumento per essere veramente liberi, avendo così la possibilità che le proprie scelte non siano il frutto di condizionamenti esterni, più o meno subdoli, e avendo la possibilità di discernere la veridicità delle informazioni. Questo tema oggi ne involge però un altro di scottante attualità, che è quello dell'intelligenza artificiale, in questi giorni al centro peraltro di molti interventi. In un futuro che è sempre più presente, alcune scelte, alcune decisioni verranno in qualche modo devolute a algoritmi, con il pericolo derivante anche dalla suggestione che la scelta della macchina possa essere per definizione giusta perché basata su un criterio scientifico e quindi non confutabile.
Il tema involge chiaramente la tutela dei diritti, soprattutto, ma non solo, ove questa sostituzione dovesse riguardare il processo, come spesso viene ventilato, l'attività del giudice o dell'avvocato. La questione preliminare, forse più importante, attiene ai criteri di verificabilità e tracciabilità del funzionamento e della formazione dell'algoritmo che presiede a queste scelte e a cui occorre assicurare trasparenza e imparzialità. Io credo che oggi invece tutto questo ci stia sfuggendo di mano e che meccanismi che obbediscono a logiche statalistiche o mercantili a seconda delle aree geografiche in cui si affermano e che in Europa magari si sta facendo più che in qualsiasi altra parte del mondo, ma anche qui ancora non è abbastanza. Io credo che anche su questo tema i cittadini, ma prima di tutto gli avvocati, per il loro ruolo e in ragione della loro funzione sociale che li pone a presidio dell'effettività della tutela dei diritti, devono proseguire e intestarsi la battaglia dell'avvocato reale per rendere effettivo il diritto alla conoscenza. Grazie Presidente Di Stefano. Il Presidente della Camera Penale di Catania, Francesco Antille. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per questo evento il cui contenuto è straordinario e in primo luogo porto i saluti e il cordoglio rinnovato dei penalisti catanesi, in primo luogo ai familiari del compianto avvocato Reale e soprattutto la certezza che egli purtroppo ci ha lasciato in un momento delicatissimo, delicatissimo perché ci manca in questo momento la sua voce, il suo contributo e rimangono in ogni caso inalterati i valori grandiosi cui egli faceva riferimento. Dico questo perché? Perché proprio il titolo di questo convegno, diritto alla conoscenza, e quanto di più appropriato ci possa essere anche per la storia e la genesi della figura dell'avvocato. La lunga marcia per la libertà e della libertà non può che passare attraverso il sapere. L'avvocato diventa originariamente figura scomoda, perché figura in grado di contrastare il sopruso e l'arbitrio altrui. Non a caso Shakespeare nel Re Lear fa dire al sovrano: per prima cosa fate fuori tutti gli avvocati. Perché l'avvocato diventa faro di conoscenza e al tempo stesso coscienza per il popolo sottomesso. Quindi la grandezza e la specificità di questo tema oggi non soltanto raccoglie l'essenza dell'impegno dell'avvocato reale, ma soprattutto testimonia il valore di quell'impegno quotidiano che l'avvocatura giorno per giorno vive nella grande battaglia, ripeto, per la libertà e della libertà. Grazie. Grazie Avvocato Antille. In rappresentanza della Camera Penale di Siracusa, l'Avvocato Giuseppe Lantieri. Salve a tutti. Porto i saluti. Sono un po' emozionato perché... anzi molto emozionato, io l'Avvocato Reale, Zichi Paolo Reale, ho avuto modo di conoscerlo personalmente essendo stato un suo praticante e allievo. Dicevo, porto i saluti della Camera Penale di Siracusa, di cui l'Avvocato Zichi Paolo Reale era un iscritto ed è stato uno dei soci fondatori. Al posto mio oggi doveva esserci la Presidente Dina D'Angelo, la quale per problemi diciamo suoi personali non è potuta essere qui presente. Dicevo, io sono stato un allievo dell'Avvocato Zichi Paolo Reale, ho avuto modo, la fortuna di conoscerlo durante gli anni della pratica forense che ho svolto presso lo studio Sallicano Reale. Una prima parte della pratica la feci col papà, che è qui presente e che saluto, l'Avvocato Sandro Reale. Poi però avevo il pallino del penale, l'Avvocato Reale in quel periodo, ricordo, era assessore comunale, poi finì, smise di, diciamo per me fortuna, forse per lui no, smise di fare l'assessore ed era a tempo pieno allo studio, quindi io colsi l'occasione.
e decisi di fare la pratica penale con lui, e fu un periodo straordinario di crescita personale, individuale, ma soprattutto, come dire, professionale. Se oggi riesco a fare, diciamo, penso bene, spero bene, l'avvocato, è grazie anche agli insegnanti, soprattutto agli insegnamenti dell'avvocato Paolo, che per me ha rappresentato il modello di avvocato che vorrei essere, che provo ad essere, che spero di riuscire ad essere, ecco. Quindi ho colto l'occasione per rendere omaggio a quello che per me è stato uno straordinario, prima ancora che avvocato, maestro nella vita professionale e di vita. Grazie. Grazie. La professoressa Loredana Faraci, segretario della Fondazione Siracusa e Giustizia, stretta collaboratrice dell'Avvocato Reale in tante battaglie. Grazie. Grazie a tutti gli organizzatori di questo incontro. Volevo portare proprio le parole dell'Avvocato Paolo Reale. La riforma Cartabia ha messo molte istituzioni giudiziarie di fronte alla necessità di fornirsi di strumenti adeguati per procedere alla registrazione dei colloqui con detenuti o fermati. La Fondazione Siracusa e Giustizia, di cui l'Avvocato Reale è stato presidente, è quindi intervenuta tempestivamente per colmare questa lacuna, almeno parziale, del Tribunale e della Procura di Siracusa, e su richiesta di questi stessi enti ha fatto realizzare uno strumento, il Confessor, che per adesso, per quello che sappiamo, è unico in Italia e che consentirà una registrazione audio e video mobile in tutti i posti in cui avviene il fermo, comprese le carceri o le caserme dei carabinieri o i posti di polizia. Ecco, queste sono le parole di Paolo Reale che vengono pronunciate, scritte lo scorso 29 settembre. Non fu presente purtroppo quel giorno in tribunale, ma lo eravamo tutti noi per lui, e il Confessor, una vera e propria valigetta che lui aveva fatto realizzare con grande orgoglio appositamente da un tecnico informatico, era stata consegnata. Intervenire tempestivamente, questo faceva Ezechia Paolo Reale, e lo faceva dal 2012 anche attraverso la Fondazione Siracusa e Giustizia, organismo interno al Syracuse International Institute, che nasce per promuovere e sostenere la realizzazione di progetti intesi ad una maggiore efficienza dell'apparato giudiziario e per il miglioramento dei servizi di accesso alla giustizia in favore di cittadini, enti o di chiunque abbia necessità. Come non ricordare nel gennaio del 2022 la ristrutturazione della stanza protetta dei minori al secondo piano del Tribunale di Siracusa. Paolo Reale non poteva sopportare che i minori, accompagnati dal loro avvocato, andassero fuori dal Tribunale, in un luogo, quindi in una sede prestata al Tribunale, in un luogo esterno. E quindi si adoperò perché la stanza potesse avere un intero sistema nuovo, interamente ristrutturato, audio e video, e ci riuscimmo. La Fondazione Siracusa e Giustizia è stata per Paolo Reale uno strumento di supporto, ma anche di riflessione sulla giustizia e sulla conoscenza dei valori legati alla giustizia e contro ogni forma o clima di violenza o abuso. Lui stesso nel 2015, a proposito di università e di scuole di formazione, scrisse un bando per le scuole superiori, per i licei, e lo intitolò proprio lui, Siracusa, ospiti o cittadini, per promuovere i valori dell'onestà e della correttezza. Il senso della responsabilità, diceva Paolo Reale, parte dai ragazzi. Io voglio, queste sono le sue parole che ricorderò sempre, voglio consegnare a loro, a coloro che vincono, e non ai presidi o ai loro professori, il premio in euro che ritireranno direttamente nella banca che è nostra socia, perché loro, i ragazzi, decidano autonomamente come spendere questi pochi euro che la Fondazione gli regala. Ecco, Paolo Reale credeva nell'assoluta responsabilità del singolo cittadino, sia esso ancora un liceale, sia esso già adulto inserito in una società.
La Fondazione ha più volte operato con vari progetti a favore della casa di reclusione di Augusta, della casa circondariale di Siracusa, con progetti riabilitativi, ma anche con pronti interventi di emergenza. Penso davvero di poter dire a nome di tutta la Fondazione che quel percorso di diritto alla conoscenza, a cui Paolo Reale ha tanto lavorato perché si sviluppasse nelle forme che conosciamo, abbia già avuto delle anticipazioni in queste esperienze, anche in queste esperienze, oltre alle innumerevoli cose fatte da Paolo, realizzate all'interno della società laica, con soci fondatori della Fondazione, con i membri del CDA e del Consiglio Scientifico, uno spaccato di società civile, del mondo delle associazioni e del sindacato con cui Paolo Reale aveva un continuo rapporto, dialogo per la città e per la provincia Siracusa che lui amava moltissimo, perché la società civile vedesse nella fondazione presieduta da Paolo Reale un riferimento concreto a cui rivolgersi e da cui avere risposte. E infatti un pensiero fisso che ha già letto la professoressa Nicotra e che ringrazio è proprio sulle università, perché divenissero luoghi sempre più di formazione consapevole e di dibattito libero. Grazie. Adesso passiamo, grazie professoressa Falaci, adesso passiamo agli interventi di merito. Prima voglio ringraziare e salutare il dottor Giuseppe Trovato, presidente di Giurisprudenza Attiva, che ha collaborato nell'organizzazione, il presidente del Club Lions Alcantara d'Asero, che ha patrocinato l'evento. E adesso passo la parola al senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già ambasciatore italiano e ministro degli esteri, e attualmente presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato della Repubblica. Grazie, è un cordiale saluto innanzitutto alla splendida famiglia di Ezechia Paolo Reale, a suo papà, sua moglie, i suoi figli, suo fratello. Ci siamo tutti commossi questa mattina ad Augusta inaugurando la sezione della Fondazione Einaudi a lui dedicata, un gesto bellissimo, ancorché doveroso e dovuto a una personalità, un amico, a un maestro come l'abbiamo conosciuto e come continueremo a seguire e ad ammirarlo. Ecco, per me in diversi contesti e modi di esprimere una passione per la politica estera e per l'attività internazionale, per le relazioni internazionali. Per me essere qui oggi immerso nel mondo di Paolo Reale, nel suo senso di comunità, di appartenere a una polis, a un mondo politico e umano che l'ha espresso, che l'ha fatto crescere, che l'ha fatto affermare, che l'ha fatto diventare una personalità internazionale di altissimo profilo, riconosciuto ovunque, in Europa, ma non soltanto negli ambienti giudiziari, negli ambienti diplomatici e politici, è il senso di un capire come si può pienamente comprendere il valore e la forza intellettuale e morale di una persona tornando alle origini, alle persone che sono qui in questa splendida sede, in questo rettorato dell'Università di Catania. E dico questo perché non è mai possibile scindere un'attività, una politica locale da una politica globale, da dei riferimenti, dei principi, dei valori di natura globale. E probabilmente questa è anche una delle chiavi di lettura che vorrei molto semplicemente, rapidamente proporre. Si è parlato sì di diritto alla conoscenza e abbiamo sentito delle testimonianze, degli interventi molto importanti da giuristi, da autorità delle corti d'appello, del tribunale e della giustizia italiana, alte autorità, alti magistrati, suoi colleghi, avvocati, affermare il diritto alla conoscenza. Forse Paolo Reale non sperava neanche che il diritto alla conoscenza diventasse così sul campo un elemento così compreso, così capito come diritto umano universale. Ma sta a noi che questa speranza che oggi abbiamo reso concreta, probabilmente,
si affermi sempre più, si manifesti in tutte le dimensioni che sono state spiegate, i social media, la disinformazione, il rischio. Ecco, ricordandolo in Senato, per una coincidenza temporale curiosa, ma forse non completamente casuale, era il giorno della giornata degli avvocati, giornata delle Nazioni Unite degli avvocati in pericolo. In pericolo per cosa? In pericolo perché difensori dei diritti umani, perché perseguitati in Russia, in Cina, in Sud America, in Africa, in moltissimi paesi del mondo. Perseguitati perché affermano la conoscenza, affermano l'esigenza della conoscenza come matrice fondamentale, come piattaforma, come esigenza della giustizia. Io vorrei ricordare, fra le tantissime cose che abbiamo già detto e che probabilmente Matteo Angeli, segretario generale del Comitato per lo Stato di Diritto Marco Pannella, dirà brevemente sul diritto alla conoscenza, su come ci si è arrivati al Consiglio d'Europa, alla Commissione dei diritti umani del Senato e anche nel mondo accademico. Vorrei ricordare un po' per tutti, perché questo dà una dimensione che non è soltanto giuridica, ma è una dimensione politica, altamente politica. La partecipazione di Paolo Reale e anche l'impulso che ha dato a una giornata di lavori alla Fondazione Einaudi a Roma il 28 marzo del 2022. Eravamo tutti ancora a 4-5 settimane dall'aggressione russa all'Ucraina, eravamo tutti ancora sotto uno shock che non abbiamo risolto e dal quale non ci siamo ripresi, ma dal quale dobbiamo riprenderci e ci riprenderemo. E quel convegno era l'aggressione russa all'Ucraina, quale futuro per la nostra libertà. E Paolo disse alcune cose che si adattano, centrano esattamente il punto della relazione fra pace e giustizia, da un lato, e centrano anche il punto della disinformazione e della ricerca di una giustizia su basi di verità. Sappiamo che è un concetto estremamente labile, forse contestato, ma di versioni dei fatti attendibili e veridiche, se non vere in assoluto. E allora, sul primo punto, Paolo affermò, ricordò una frase importantissima di Giovanni Paolo II, la frase che chi cerca la pace deve lottare per la libertà. E sul secondo punto, la disinformazione, la propaganda ostile, la menzogna, le manipolazioni delle coscienze, affermare ad esempio che nel Donbass è in atto un genocidio da parte delle autorità ucraine, per vedere poi la Russia che aveva affermato queste cose soccombere di fronte a un giudizio della Corte Internazionale di Giustizia che affermava esattamente il contrario, che non c'era assolutamente nessun indizio di questo tipo. Questo esempio di disinformazione fra i tanti, di atroce propaganda, Paolo diceva la propaganda di un crimine internazionale è sempre un crimine. Ed allora si spiega il filo conduttore che unisce la sua straordinaria azione, e qui presidente dell'International Syracuse Institute for International Criminal Law and Human Rights, Tony, che ha appena preso la parola, e lo ringrazio di aver ricordato, perché io mi sento, come tantissimi di noi, coinvolti in questa affermazione di diritto alla conoscenza. Io credo che c'è un filo conduttore in tutta la sua straordinaria azione, lo vedo qui da testimone di un'attività internazionale, da internazionalista, ma anche di diplomatico di altissimo rango. È stata ricordata la conferenza di Kampala del 2010 sulla definizione del crimine internazionale di aggressione e soprattutto il lavoro. Lui era entrato all'International Institute di Siracusa nel 97 e un anno dopo, ma non era soltanto un anno che stava lavorando a questi temi insieme a Sherif Bassiouni, suo grande maestro, amico o collega Sherif Bassiouni, un altro dei forse 4-5 principali artefici del pensiero che ha portato alla Corte Penale Internazionale. In questo percorso di creazione della Corte,
un anno dopo essere entrato al Syracuse Institute nasce la Corte Penale Internazionale con la Convenzione di Roma. E tornando alla conferenza fatta alla Fondazione Einaudi in quel 28 marzo 2022, qui emergono altri temi e lì Paolo anima ancora due idee che stavano sorgendo e che la Fondazione Einaudi ha lanciato fra primissima in Europa, fra i primissimi think tank e centri di ricerca in Europa. La prima idea che per sostenere l'Ucraina, per darle non soltanto una motivazione, ma una prospettiva europea, perché l'aggressione all'Ucraina è l'aggressione al cuore dell'Europa, non è ancora l'Ucraina Stato membro. Ma già in quel momento, due anni fa, l'immediato pensiero di Paolo e di molte altre persone, ma sicuramente dell'intera Fondazione Einaudi, era stato: l'Ucraina deve avere il riconoscimento di paese candidato all'Unione Europea. E di questo si parlò come uno degli elementi da affrontare in quel dibattito, e possiamo dire Paolo e molti di voi, molti di noi, ci sono riusciti. Ma su quello, sulle basi giuridiche di cui Paolo aveva discusso in quel convegno e sulla quale siamo riusciti poi a procedere, grazie poi al sostegno, poche settimane dopo, pochi mesi dopo, ma poi fra l'altro una delle riunioni conclusive avremmo voluto avere ancora la Fondazione Einaudi verso la fine dell'anno scorso, Paolo, per poter avere la sua partecipazione a quello che era stato poi un po' l'atto conclusivo con una delegazione dell'Ucraina e dell'Unione Europea che sono venute a Roma ancora alla Fondazione Einaudi alla due giorni prima del Consiglio Europeo di metà dicembre, pochi giorni prima di quel Consiglio Europeo che ha deliberato lo status di paese candidato dell'Ucraina, dimostrando che dei 10 punti di riforma che Kiev doveva portare avanti ne erano stati assolti 7 a pieno titolo e altri 3 erano in corso. Ecco, sarebbe stato un momento per avere Paolo fra di noi, purtroppo non ci è stata data quella fortuna, e poter constatare insieme e continuare a lavorare insieme su questi aspetti. L'altro punto, sempre tornando a quel momento emblematico del marzo dell'anno scorso, le soluzioni che lui aveva visto per rendere nei fatti, nel percorso della giustizia internazionale, quella massima di Giovanni Paolo II. Per creare la pace bisogna lottare per la libertà, per la giustizia, per la giustizia. E allora Paolo si era addentrato e aveva spiegato con grande efficacia come ci fossero dei modi. Alle Nazioni Unite non bisognava arrendersi, non bisognava alzare le mani, come non bisogna fare neanche adesso. C'è un'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che è riunita in sessione permanente dai giorni dell'invasione, cioè da due anni, e Paolo aveva spiegato in modo molto eloquente come, ricorderete la risoluzione delle Nazioni Unite ai tempi della guerra di Corea, la United for Peace, l'Assemblea Generale si sostituisce sul piano politico, certo non può farlo sul piano legislativo, ma si sostituisce al piano politico quando il Consiglio di Sicurezza viene bloccato da dei veti che impediscono il ruolo delle Nazioni Unite nell'avanzare verso soluzioni di pace e di sicurezza. Il potere si trasferisce alla sessione permanente convocata in via straordinaria dell'Assemblea Generale che emette delle risoluzioni che sono politicamente forti. E le due risoluzioni adottate nei pochi giorni successivi dopo l'aggressione russa sono molto indicative di questa formulazione, che Paolo aveva spiegato come uno dei passaggi ulteriori che avrebbero potuto e che dovevano essere portati avanti e che sono poi stati portati avanti, cioè l'indicazione che l'aggressione era illegittima, che si doveva fermare e le forze russe si dovevano ritirare. La Corte Internazionale di Giustizia ha a sua volta deliberato in questo senso, ma l'altro aspetto sul quale
Ezechia Paolo Reale si era manifestato anche con un lavoro di proposte attive, era quello dell'attivazione della Corte Penale Internazionale attraverso una rete più ampia di ratifiche sulla quale tutti i paesi svegliati da questa tragedia dell'aggressione russa all'Ucraina e poi abbiamo visto la proliferare di altri conflitti che ne sono inevitabilmente stati collegati, perché oggettivamente questa è la realtà che stiamo vivendo. Senza quell'aggressione molte cose che sono poi accadute in Medio Oriente o in Estremo Oriente non sarebbero accadute, o sarebbero accadute in condizioni molto diverse e più complesse. E anche qui la sua visione di una riattivazione dell'azione diplomatica, ricordiamolo, è stato protagonista a Kampala, voleva esserlo nuovamente in una nuova ventata di sostegno alla Corte Penale Internazionale, poteva essere veramente l'onda, questa crisi, di una riattivazione della Corte Penale Internazionale a tutto campo sui crimini anche di aggressione. Vorrei concludere anche ricordando, lo è stato menzionato prima dal presidente del Syracuse Institute, della riforma Cartabia, della ministra Marta Cartabia, per un nuovo codice, una modifica del codice di procedura penale che renda possibile, renda efficace, renda vera quella giurisdizione universale che già esiste nelle norme dell'ordinamento penale italiano, ma che purtroppo è di difficilissima applicazione per motivi soprattutto procedurali che ognuno, moltissimi dei presenti, conoscono evidentemente meglio di me, su quali non mi diffondo, ma sui quali Paolo, in un convegno convocato appositamente con lui e con una decina di principali collaboratori al Ministero di Grazia e Giustizia, pochi mesi dopo l'aggressione russa, ma durante il governo Draghi, era stato così convincente nello spiegare che il ruolo dell'Italia nell'affrontare attraverso il sistema di giustizia quella crisi, così come avrebbe dovuto fare con molte altre crisi, poteva avere un salto di qualità notevolissimo nell'adozione di un codice adatto in pieno ad attuare il principio, a rendere efficace il principio di giurisdizione universale. E nessuno mi ha mai tolto la dalla testa, essendo partecipe di quella riunione, perché con altri amici avevamo lavorato e deciso di andare insieme a Paolo a questo incontro. Ho sempre avuto l'impressione che la decisione di costituire quel gruppo, quella commissione di studio che poi ha redatto in parte quel segmento della riforma Cartabia dedicato appunto alla giurisdizione universale, nessuno mi ha mai levato dalla testa che proprio la presenza di Paolo a quell'incontro avesse determinato, fosse stato uno degli elementi determinanti per convincere il governo di allora, ma anche poi per portare la prosecuzione del lavoro nel governo attuale attraverso il ministro Nordio, ad avere in quella prima fase di lavori proprio Paolo, ma anche ad avere una commissione che si dedicasse specificamente a quell'aspetto. Ecco, se potrei dire molte altre cose, so che ci sono degli oratori dopo di me che possono fornire testimonianze altrettanto dirette e forse ancora di più sul diritto alla conoscenza e sull'attività della Fondazione Einaudi, ma questa mia testimonianza vi ringrazio di avermi consentito di renderla alla grande persona, un grande amico scomparso. Grazie. Grazie Senatore Terzi per questo bel ricordo di Paolo e del ruolo giocato da Paolo in commissioni internazionali e in posti chiave nei quali, grazie al suo lavoro, l'Italia ha avuto la possibilità di incidere a livello internazionale per la formazione di nuovi diritti, ma anche per la positivizzazione, la cristallizzazione, per punti di arrivo finalmente, che diventano anche punti di partenza. Adesso passiamo la parola al dottore Matteo Angeli, segretario generale del Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella.
Grazie Andrea. Grazie a tutti. Intanto vorrei dare un saluto molto affettuoso a Titti e a tutti i familiari di Ezechia Paolo Reale e ringraziare anche l'Università di Catania, la Fondazione Luigi Einaudi per questa giornata e questo momento memorabile. Paolo l'ho conosciuto di fatto ormai quasi 10 anni fa, in un momento in cui con Marco Pannella, con cui avevo già lavorato da alcuni anni, avevamo avviato una riflessione a seguito della sciagurata guerra in Iraq, che ci aveva fatto capire che c'era un cortocircuito nel mondo democratico che non poteva passare inosservato. Questa riflessione ci ha chiaramente portati a parlare di diritto, di diritti e di professionisti che potevano aiutarci nel trovare una via da percorrere per capire come reagire, come rispondere a quell'evento. E venimmo appunto nel 2014 a Siracusa con Marco Pannella e ci riunimmo intorno a una pizza con Sherif Bassiouni e Paolo Reale, che avevamo precedentemente incontrato all'Istituto di Siracusa, naturalmente, dove io non avevo mai messo piede, e lì è iniziata tutta questa avventura. Quindi insieme a Paolo Reale, Sherif Bassiouni, Marco Pannella, venne fuori l'idea di portare avanti un nuovo diritto umano, perché non era ammissibile che popolazioni intere potessero essere indotte a ritenere giusta un'azione su premesse false. Se questo è stato un errore commesso da una democrazia, chissà cosa può fare una dittatura. E qui un discrimine importante, lo vorrei ricordare, quello di Marco Pannella, che si allaccia a una cosa che ha detto, che diceva Paolo Reale: la differenza tra una democrazia e una dittatura, un'autocrazia, è il diritto alla blasfemia. E qui Paolo Reale diceva che in una democrazia si può dire di tutto, ma c'è giustamente un limite. E come ha sottolineato Giulio Terzi, questo limite è appunto nella propaganda. Allora, io vi consiglio di andare sul sito di Paolo Reale per pescare, leggere un articolo che lui ha scritto il 3 maggio, giornata della stampa internazionale, a proposito di questo tema, dei limiti, dell'importanza della libertà di espressione e di parola che dobbiamo preservare. E Paolo in questo blog, in questo post, scrive: per celebrare la giornata della informazione, della stampa, agli amici giornalisti, un tempo solo cani da guardia della democrazia, ma oggi più che mai cani da guardia della verità e della libertà in tutti gli scenari più controversi, voglio fare un piccolo regalo per la giornata loro dedicata. In tanti giustamente ricorderanno oggi esempi fulgidi e luminosi di giornalisti caduti nell'adempimento del proprio dovere, a volte per il concretizzarsi del rischio insito negli scenari nei quali operano, ma più spesso uccisi da mani potenti per la loro capacità di cercare caparbiamente e far conoscere verità scomode. Io, invece, voglio attingere alle mie conoscenze scientifiche per ricordare alcuni esempi negativi. E qui Paolo cosa dice? Questo è un articolo che poi lui ha espanso in un intervento, a mio giudizio, meraviglioso. Anche questo mi permetto di consigliarvelo nel sito di Radio Radicale, che ringrazio per essere qua, seguendo il motto einaudiano, conoscere per deliberare, del 6 giugno 2022, in una assemblea del Comitato Globale per lo Stato di Diritto, resa possibile dalla generosità di Paolo e di tutto l'Istituto, in cui si soffermò su questo aspetto, appunto il limite tra diritto all'espressione, diritto alla parola e crimine. Questo post che vi ho accennato si intitola «La sottile linea rossa tra propaganda e crimine internazionale». E Paolo diceva praticamente che la libertà di manifestazione del pensiero è il tipico esempio di libertà, e abbiamo il dovere di tutelarla, perché senza quella non esistono democrazia, ma attraverso quella può penetrare qualunque cosa: un attacco al cuore della democrazia, con l'alterazione dei risultati elettorali, con l'alterazione dei convincimenti e dei valori che noi ci portiamo.
E facendosi al Tribunale di Norimberga e ai casi che lui conosceva alla perfezione, diceva che alcuni dei capi di accusa che facevano riferimento agli imputati tedeschi erano quelli di aver portato addirittura la dittatura in Germania, di aver consentito il consolidarsi del partito nazista con la finalità di porre in essere azioni politiche che comprendevano anche guerre di aggressione, quindi si valicava il confine nazionale, e la persecuzione delle minoranze. Ecco, lui andava a vedere quello che era il germe iniziale di ogni potenziale guerra, cioè la negazione della libertà domestica nei confini nazionali, che poi può trascimare altrove. E faceva e prendeva il caso di alcuni giornalisti che erano diventati dei propagandisti pericolosissimi, andando a citare alcuni tedeschi, naturalmente, al servizio di Goebbels, ma soprattutto, e questa è la cosa straordinaria, alcuni ruandesi che, per venire a tempi più recenti, parlando da Hutu contro Tutsi, parlava dei responsabili di Radio Macete, per esempio, che furono condannati, come furono condannati alcuni propagandisti che non avevano materialmente ucciso nessuno, ma avevano contribuito alla morte di milioni di persone. Ecco, questi sono casi che forse chiaramente, anzi sicuramente su scala minore, avvengono tutt'oggi in molti paesi e sono dei pericoli, dei germi dai quali dobbiamo guardarci, e Paolo lo sapeva fare. Per questo il diritto alla conoscenza è stata la nostra priorità, con alcuni ingredienti che sono un centro di ascolto dell'informazione, cioè un meccanismo che possa capire quanti di noi cittadini, telespettatori, radioascoltatori sono raggiunti quotidianamente dalle informazioni delle radiotelevisioni, per capire qual è l'influenza, qual è l'informazione che riceviamo, perché come diceva Paolo, e per me questa è la grande guida, è il grande lascito che mi ha lasciato, bisogna, è stato detto anche oggi, stamani, bisogna trasformare l'informazione in conoscenza, e questo è quello che stiamo cercando di fare e che abbiamo cercato di fare e fatto con Giulio Terzi, con Paolo Reale, con Marco Pannella, con Sheriff Bassioni. Caro Paolo, forse incontrerai Franco Battiato da qualche parte. Digli che dal 2 gennaio sicuramente questa patria forse è più povera, ma i nostri cuori sono più ricchi. Grazie. Grazie. Adesso la parola all'avvocato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. Grazie Andrea, grazie Giulio, autorità, amici presenti. In questo mio breve intervento vorrei fare alcune considerazioni partendo da un dato che può apparire, come dire, non armonico rispetto alla giornata. Vi vorrei dire quella che a mio avviso è la differenza tra un leader e un visionario. Se io faccio il nome di Marco Pannella in questa sala, tutti voi avete condiviso me il pensiero, non ha rilevanza, di dire, è un leader, era il leader quasi per eccellenza, no? Pannella, il leader Pannella. Non è vero. Io ho conosciuto a fondo Marco Pannella, chi ha parlato prima l'ha conosciuto negli ultimi anni meglio di me. Marco Pannella non era un leader, Marco Pannella era un visionario. Il leader è quello che riesce ad anticipare 6 mesi prima magari un incrocio della politica, un incrocio istituzionale. Il visionario è quello che riesce a vedere 20, 30 anni prima quello che potrà avvenire nella società. E allora, quando Marco Pannella parlava per primo, lo possiamo dire Giulio, no? Parlava per primo di diritto alla conoscenza, era un visionario. Magari lo ascoltavamo, ma questo chissà che cosa da dire, chissà cosa vuole dire parlando di diritto alla conoscenza. Era Marco Pannella, con i suoi pregi, i suoi difetti, gli abbiamo voluto bene, chi più chi meno lo abbiamo conosciuto, almeno quelli da una certa età in avanti. Ecco, Giulio Terzi, che ne ha preso
l'eredità assieme a Matteo, ad altri amici, e che negli ultimi anni della vita di Marco su questo si è confrontato intensamente con Marco, e l'amico, mio amico di vecchia data, che mi ha presentato Ezechia Paolo Reale. Ezechia era un gentiluomo siciliano, come ormai ne esistono sempre meno, un gentiluomo di antico lignaggio, uno di quello che quando veniva in fondazione si metteva sempre in fondo alla sala, insistavamo per averlo, schivo, ce lo ricordiamo tutti. E credo, Giulio, che nella sua accezione di diritto alla conoscenza, su questo magari poi ne parleremo e ne approfondiremo in altra sede, in altro luogo, in altro momento, c'era anche la conoscenza del diritto profonda che lo portava a discutere, a sviluppare il tema del diritto alla conoscenza. E Paolo è stato in fondazione e ha segnato dei momenti importanti della vita di questi ultimi anni della Fondazione Einaudi. Li ha ricordati Giulio alcuni, permettimi di ricordarne un altro. Ezechia Paolo Reale è stato protagonista con tutti i giuristi siciliani, guarda caso. Uno è qui, Andrea Pruiti, no? Ma c'è stato Rocco Todaro, il senatore Enzo Palumbo, di una battaglia epica, che ha fatto un pezzo di storia di questo paese, no? Negli ultimi anni, e che era diritto alla conoscenza. Quando la Fondazione Einaudi si è battuta, lo ricorderanno molti in questa sala, per avere desecretati gli atti dei DPCM del governo, allora governo Conti, legati alla vicenda del Covid. La ricordate questa battaglia? Il governo ci disse no, non ve li diamo, loro con grande tigna, con grande determinazione sono andati al TAR, hanno avuto ragione, il governo ha resistito. Mi ricordo la sera in cui mi chiamò la Presidenza del Consiglio e mi disse va bene, ok, ci arrendiamo, vi mandiamo e desecretiamo quelli che allora i DPCM, vi ricordate, i decreti del Presidenza del Consiglio dei Ministri, che da quel momento sono stati pubblici. Perché abbiamo fatto quello? Perché eravamo contro i decreti, a favore dei... No, proprio in nome di quel diritto alla conoscenza, perché è giusto e perché siamo profondamente convinti che... Noi qui abbiamo ripetuto più volte, tutti voi, sono sicuro, se cito Luigi Einaudi, diranno Luigi Einaudi, grande presidente, grande uomo, statista di primissimo livello, ha nel suo motto più famoso è conoscere per deliberare. No, il motto completo non è conoscere per deliberare. Il motto di Einaudi era conoscere, poi discutere, poi deliberare, e in quel discutere che era in mezzo tra conoscere e deliberare c'era quasi tutto. E allora io questo mio breve intervento lo voglio chiudere con un omaggio che credo Paolo gradirà molto, ad Ezechia Paolo Reale. E l'omaggio che vi faccio sono alcune righe che credo vi colpiranno come hanno colpito tutti quelli a cui ho avuto modo di leggerle in questi anni, le volte che ho deciso di farlo, ed sono alcune righe del 12 maggio 1948. Il 12 maggio 1948 Luigi Einaudi saliva al Colle e il Parlamento a Camere riunite ha ascoltato il suo discorso. Ecco, queste poche righe, credo, ci toccheranno profondamente, perché se noi oggi vediamo il livello del dibattito pubblico, non solo Matteo quello sui social, del dibattito pubblico purtroppo dobbiamo dirlo in generale con un profondo scoramento, lo dobbiamo dire, Parlamento e non solo in Parlamento, diciamo del dibattito pubblico in generale, ascoltando queste parole forse capiremo di più e forse capiremo anche meglio la figura di Ezechia Paolo Reale. Nelle vostre discussioni, signori del Parlamento, è la vita vera, la vita medesima delle istituzioni che noi ci siamo liberamente date. E se va una ragione di rimpianto
nel separarmi per vostra volontà, lo avevano eletto, da voi è questa, di non poter partecipare più ai dibattiti dai quali soltanto nasce la volontà comune e di non potere più sentire la gioia, una delle più pure che cuore umano possa provare, la gioia di essere costretti a poco dalle argomentazioni altrui a confessare a se stessi di avere in tutto o in parte torto e ad accedere, facendo la propria, alla opinione di uomini più saggi di noi. Giustino Fortunato, uno degli uomini che maggiormente onorarono il Mezzogiorno e questa Camera, sempre fieramente si levò contro le calunnie di coloro i quali, innanzi al 1922, avevano in spregio il Parlamento perché in esso troppo si parlava. Ed ascriveva a sua somma ventura di aver molto imparato ascoltando colleghi di lui tanto meno dotti ed a merito dei dibattiti parlamentari di aver creato un ceto politico venuto su dal suffragio a poco più allargato e già divenuto quasi universale, un ceto politico migliore di quello che all'alba del Risorgimento era stato fornito dal suffragio ristretto. Questo era Luigi Einaudi, che diceva ai 960, quelli che erano in quel momento parlamentari, che lui, pensate, Luigi Einaudi aveva da imparare e ha imparato dal dibattito in quelle aule di Parlamento. Voi vi rendete conto, purtroppo ce lo dobbiamo dire, qual era la differenza? Ma questa era la conoscenza, a cui per tutta la sua vita ha fatto riferimento Ezechia Paolo Reale, di cui ricordo e qui chiudo un'ultima battaglia che ha fatto assieme a noi, Andrea, e lui, una battaglia che ha fatto nell'ultimo periodo della sua vita, prima della malattia, quando la Fondazione Einaudi da sola, perché tutti i partiti, tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, nessuno escluso, si impegnarono in quella battaglia che fu il trionfo del populismo in Italia, il taglio dei parlamentari. La Fondazione Einaudi da sola si è battuta contro, ha chiamato gli italiani a un referendum. In quel referendum, molti lo dimenticano, la Fondazione, perché lo possiamo dire solo noi, abbiamo avuto oltre il 30% dei consensi sulla più difficile e improbabile delle battaglie, anche quella una battaglia di verità in cui gli dicevamo state attenti assieme a Paolo. L'abbiamo detto, state attenti italiani, perché vi state infilando in un tunnel da cui non ne usciamo più. Oggi ci danno ragione quegli stessi partiti. Per la verità anche allora molti leader mi chiamavano per dire Giuseppe quanto hai ragione, purtroppo non lo possiamo dire. No, lo possiamo dire perché dire la verità è sempre cosa buona e positiva. Ecco, Ezechia Paolo Reale era uomo di conoscenza, ma era uomo anche di verità. Grazie. Grazie Giuseppe, tocca apparentemente, evidentemente a me l'intervento finale, anche se non era previsto in programma. Io voglio portare il mio saluto alla moglie Titti, al padre Santino, al fratello, alla sorella e ai figli di Paolo, e voglio ringraziare anche Radio Radicale perché trasmette in diretta questo evento sulle sue reti nazionali. Io penso che stasera abbiamo fatto un'opera meritoria alla memoria di Paolo Reale, ma abbiamo fatto un'opera meritoria soprattutto all'attualità, a quello che era il senso dell'impegno civico e politico di Paolo Reale. Io penso che non c'è modo migliore per ricordare una figura come quella di Paolo che parlare di ciò che a lui stava più a cuore e di prendere il testimone che lui ha lasciato, perché purtroppo la sorte è stata avversa a lui e a noi in questo, togliendolo da questo transito terreno momentaneo, perché con questo testimone cercheremo in qualche modo di portare avanti le sue battaglie. Il diritto alla conoscenza, secondo Paolo Reale, così come lui l'ha codificato, ha contribuito sollecitando il Consiglio d'Europa ad adottare finalmente una risoluzione che poi è giunta soltanto nel 2021 e che ha impegnato
l'Europa, ma anche gli stati che compongono l'Europa, a riconoscere il diritto alla conoscenza come nuovo diritto umano. Ma perché l'importanza, qual è l'importanza del diritto alla conoscenza come diritto umano nuovo? L'importanza è soprattutto nel senso che si dà al diritto di cittadinanza. I diritti civili, le libertà civili, i diritti umani che sono stati codificati nei trattati internazionali a partire dal secondo dopoguerra, sono ovviamente diritti assoluti, diritti che riguardano l'uomo, diritti semplici potremmo dire nella loro definizione di categoria. Il diritto alla conoscenza è un diritto più complesso perché è un diritto di secondo livello, possiamo chiamarlo così, è un diritto che contempera un po' l'esistenza stessa degli altri diritti, perché si pone in una dimensione interiore all'individuo. Il diritto alla conoscenza è ciò che qualifica l'individuo e lo mette nelle condizioni di poter esercitare tutti gli altri diritti umani, ivi compreso il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, perché la libertà di manifestazione del pensiero può essere condizionata da un elemento endogeno e da un esogeno. Quell'esogeno ovviamente può essere il potere politico, può essere la stampa più o meno libera, può essere il condizionamento ambientale, può essere una violenza fisica che costringe l'individuo a non esprimere liberamente le proprie idee. Il condizionamento invece endogeno, quello individuale, quello intimo, è forse il più difficile, perché si basa sulla responsabilità individuale di formarsi una cultura, di abbeverarsi a più fonti diverse, di poter quindi avere accesso alle fonti di informazioni differenziate, ma è anche quello che responsabilizza più il cittadino, perché se noi possiamo esprimere la nostra identità politica, la scelta politica che può riguardare dall'elezione locale al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, lo possiamo fare in virtù di un convincimento che ci siamo fatti. E cosa contribuisce a questo convincimento se non la capacità nostra di poter accedere all'informazione e di elaborarla? Paolo Reale in questo ci ha dato uno strumento, quasi una Bibbia, potrei dire una roadmap, che è quella lì di valorizzare, impegnare quindi gli stati nazionali a valorizzare tutti i luoghi di cultura, dai teatri, alle università, alle biblioteche, ai musei, ai think tank. Tutti questi luoghi di cultura, secondo la visione di Paolo, dovevano contribuire a rendere il cittadino più attivo, più partecipe, più consapevole, perché la consapevolezza è l'elemento che contraddistingue realmente e intimamente la libertà di scelta. Senza la consapevolezza non vi è libertà, se non apparente, libertà formale, vuota, libertà che in realtà contraddice intimamente il principio a cui si rivolge. E Giuseppe Benedetto l'ha detto prima, io ho avuto il piacere di condurre una battaglia assieme a Paolo Reale, quella che ha portato sul, tra virgolette potremmo dire, sul banco il governo di Giuseppe Conte, quando noi ci battemmo per avere diritto di accedere, quindi di informarci, su quelle che erano le motivazioni alla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che all'inizio del marzo 2020 ci lasciavano chiusi in casa, su motivazioni tecniche che noi non conoscevamo, erano scritte in un decreto al quale noi dovevamo dogmaticamente credere. Io, Paolo, Rocco Todaro, il senatore Palumbo, Giuseppe Benedetto, tutti gli altri che hanno fatto parte di quel pool di avvocati, abbiamo detto no, noi non possiamo, noi siamo cittadini, non siamo sudditi, noi vogliamo avere la possibilità di esercitare il diritto di critica politica che l'articolo 21 ci riconosce della Costituzione, e lo vogliamo esercitare conoscendo tecnicamente se la tua decisione politica è corretta o meno. Sarà un giudizio soggettivo, ma è il giudizio che ci consente di esercitare la nostra libertà. L'abbiamo fatto, abbiamo avuto questa bel risultato, abbiamo consentito al popolo italiano di avere diritto di accesso a quelle informazioni. Ma sul diritto d'accesso, oggi l'Italia, qui abbiamo un senatore della Repubblica, c'è anche l'onorevole Castiglione in sala, l'Italia sul diritto d'accesso non è perfettamente in linea con gli stati più avanzati. Vi è una convenzione, la convenzione di Troms del 2009,
che è stata ratificata da vari stati nel mondo, che è entrata in vigore nel 2020 e che l'Italia non ha ancora sottoscritto. La Convenzione di Troms è la convenzione che garantisce il più ampio diritto d'accesso alle informazioni che il decisore politico e istituzionale attua e che garantisce anche la partecipazione di tutte le varie parti della società alla formazione delle leggi. Io auspico che anche nel nome di Paolo Reale, che da questo convegno possa arrivare nuovo input al governo italiano e al Parlamento affinché si possa discutere l'adesione e la firma di questa convenzione di Troms. Così come un ulteriore elemento che io sono sicuro Paolo avrebbe apprezzato è l'elemento che consente di affermare pienamente il diritto di informazione radiotelevisiva, che era quello lì a cui accennava anche Matteo Angeli del comitato di osservazione della qualità dell'informazione. Un organo che è previsto nella risoluzione del 2021, che è previsto da un'altra risoluzione del Senato della Repubblica, della Commissione sui diritti umani, e che anche qui, adottato all'unanimità, poi non è stato ratificato dal governo, che non l'ha ancora messo in pratica. Quindi noi auspichiamo che anche questo, che si dia finalmente possibilità di avere un organo terzo che possa in qualche modo pungolare il decisore pubblico, garantendo, avendo come faro la libertà di informazione e la pluralità dell'informazione. Questo io penso che sia in sintesi il senso, in estrema sintesi, per quello che i miei modesti mezzi consentono, il senso della più intimo della battaglia di Paolo sul diritto alla conoscenza. Ecco, noi speriamo di poter portare avanti il testimone con grande difficoltà che Paolo ci ha lasciato, consapevoli della ricchezza del suo messaggio e della grande capacità che lui ha dimostrato nella sua azione politica. Grazie per la partecipazione e vi rimando alle prossime iniziative che metteremo in campo. Grazie.